Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù, così amabile e così poco amato, noi ci prostriamo umilmente ai piedi della tua croce per offrire al tuo divin cuore, aperto dalla lancia e consumato dall'amore, l'omaggio delle nostre profonde adorazioni. Ti ringraziamo, amatissimo Salvatore, di aver permesso al soldato di trafiggere il tuo costato adorabile ed averci così aperto un rifugio di salvezza nell'arca misteriosa del tuo sacro cuore. Permetti che in esso noi ci rifugiamo in questi tempi cattivi per poterci salvare dall'eccesso di scandali che contamina l'umanità. Noi benediciamo il preziosissimo sangue uscito dalla ferita aperta del tuo divin cuore. Degnati di farne un lavacro salvifico per il mondo infelice e colpevole. Lava, purifica, rigenera le anime nell'onda uscita da questa vera fontana di grazia. Permetti, o Signore, che noi vi gettiamo dentro le nostre iniquità e quelle di tutti gli uomini, supplicandoti per l'amore immenso che divora il tuo sacro cuore, di salvarci ancora. Finalmente, dolcissimo Gesù, permettici che, fissando per sempre la nostra dimora in questo cuore adorabile, vi passiamo santamente la nostra vita e vi rendiamo in pace il nostro ultimo respiro. Amen. Volontà del cuore di Gesù, disponi del mio cuore. Zelo del cuore di Gesù, consuma il mio cuore. Signore, aiutami. Fai che il mio cuore sia misericordioso e compatisca tutte le sofferenze altrui. A nessuno chiuderò il mio cuore. Tratterò tutti con sincerità, anche coloro dei quali so che abuseranno della mia bontà, mentre io stessa mi rinchiuderò nel tuo cuore misericordioso. La tua misericordia riposa in me, Signore mio. Santa Faustina Kowalska. Nella parrocchia di San Nicola. A Melicucco, Reggio Calabria, la gioventù di Azione Cattolica, di cui era presidente la signorina Anna, zelava con impegno la devozione al Sacro Cuore di Gesù mediante la comunione riparatrice dei 9 primi venerdì del mese. Al principio del 1943, la signorina Anna riesce a convincere Antonio, uno dei tanti lontani dalla Chiesa, a fare i primi venerdì. Antonio, aiutato dalla grazia divina, ogni primo venerdì del mese va in parrocchia, si confessa e fa con devozione la comunione in onore del Sacro Cuore. Con ammirevole costanza e gioioso impegno completa la serie delle 9 comunioni riparatrici. Ad un certo punto, Antonio continua a frequentare la Chiesa e a mantenersi in grazia di Dio. Un giorno, però, si lascia vincere dalla tentazione e inizia una relazione illecita con una donna sposata, Giovanna, separata dal marito. Dopo qualche tempo si accorge della relazione il fratello di Giovanna, Carlo. Questi, secondo la mentalità meridionale, decide di riscattare l'onore della propria famiglia uccidendo Antonio. Per compiere il delitto, aspetta l'occasione propizia che non tarda a presentarsi. Carlo affronta Antonio e lo colpisce mortalmente. Il ferito viene subito portato al pronto soccorso, dove il medico di turno constata la gravità e presta le cure necessarie. Accorre la signorina Anna, che cerca di confortare Antonio e poi gli dice: «Se al tuo riguardo è vero quanto si dice, tu stai lavando il tuo peccato col tuo sangue». «Sì, sì», risponde con un fil di voce Antonio. Nel frattempo arriva il parroco, che si avvicina al moribondo e gli domanda se vuole confessarsi. Alla risposta affermativa il sacerdote gli domanda: «Perdoni colui che ti ha sparato?» «Sì, lo perdono di cuore», risponde. Quindi si confessa con vero pentimento, riceve l'assoluzione, riceve il santo viatico e l'olio degli infermi. Dopo alcune ore Antonio muore in grazia di Dio, il cuore di Gesù,
manteneva la sua grande promessa. Dopo alquanto tempo, la signorina Anna sogna Antonio che le dice: «Sono salvo per aver fatto i 9 primi venerdì del mese. Beati coloro che li fanno».